coglione. Ancora un po' che la tagliava quel testa di c***o. Ma lo capiscono che le righe sono per delimitare dove devi stare o è troppo difficile come concetto? Oh mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! Comunque, tanti messaggi avevo visto, ma anche su YouTube, commenti, che chiedevano come andava la 09 con le sospensioni originali. In realtà io non l'ho mai provata, quindi non ve lo so dire come va con quelle originali. Boh. Dicono tutti che vanno a merda, ma non ho idea. Tu non lo sai? Niente, l'una è concentrata, non mi risponde. Ehi, non lo so, io non l'ho mai provata né l'uno né l'altro. Ah, ok. Guarda che danzano tra le curve! Ma tu non fai fatica a muoverti sulla sella? No. Perché? Fai fatica a muoverti? Oh, io sì, perché non scivola. Ah, ma io lo sollevo il culo, eh. Quando mi sposto lo sollevo il culo. Uno sloveno! Ce l'hanno il bidet degli sloveni? Beh. Ho capito, ma se sei in discesa come fai a alzarti? Vabbè, ma l'una leggermente, mica mi metto in piedi. Cioè, è una roba impercettibile, questione di millimetri. Vada lei, spinga! Attenzione, la curva! Quello per fare la curva ha messo fuori la testa dal finestrino. Mamma che goduria. Stacca. Ogni tanto bisogna per riprendere fiato perché... A parte che sennò finisce subito la benzina. Ancora un po' che la tagliava quel testa di c***o. Ma lo capiscono che le righe sono per delimitare dove devi stare o è troppo difficile come concetto? Minchia. Era madonna. Ma pensa se Valentino Rossi adesso che si ritira aprisse un canale YouTube di giri in moto. Quanti milioni di iscritti farebbe? Si è ritratto dalla pista e non va su strada. Ancora più pericoloso su strada. Ma guarda questo, dove cazzo va? Ma dove va? Sì, ma ci andava in strada con lo scooter a fare le impennate. Siccome uno non era sufficiente, due. Dai che ci rovinate le curve! E la raggiunge!
Guarda che slalom! Vorrei dire qualcosa sul paesaggio, ma ci sono rocce e alberi. Tante rocce e tanti alberi. Luna? Sì, rocce, alberi, terra rossa. Rocce, alberi, terra rossa, wow. Beh, hai aggiunto un elemento. Beh, oggi ci sono un po' di biker. Tutti abbastanza ingarellati. Madonna. Siamo quasi arrivati, eh. In cima. Eh sì, vedo la casa cantoniera che indica l'arrivo. Ah, se ce n'è di macchine oggi. Passiamo oltre, giusto? No, ci fermiamo a fare un video. Ma non lo so, boh. Non ti fermare come tuo solito nei posti improbabili, Ma mi devo fermare o non ho capito nunca? Qua, Luna, guarda che piazzale grande. Hola. Mi devo fermare, sì. Non ho capito se mi devo fermare. Non avevo capito, c'è il rumore della moto. Bene, fans, siamo arrivati in cima. Dove? In Passo Ghenna Silana. Esatto. E adesso cosa facciamo? Non lo so, cambia le batterie. Vedi che non ti sfugge più niente. Moments later. Siamo arrivati in cima al passo. Oggi non ci sono 21 gradi, ma ce ne sono 33. Trentini. Trentini andavano trottarellando a Trento. E poi cosa facevano? E basta, sono arrivati lì, sono fermati perché erano stanchi. Però trovare posto per 33 sai che è un casino, non avevamo prenotato tra l'altro. E quindi poi sono rimasti un po' a cercare. Vabbè, a parte queste cazzate. No, anche tu ora. Ai ai ai. Non lo sapevo questa. Cioè, vi facciamo vedere un po' il paesaggio? Sì, fai vedere. Anche perché salendo e scendendo non è che... cioè, si vede solo quello che c'avevamo davanti, ma poi più che la strada non guardavamo. Fai vedere il canyon. Cima del passo con la casa cantoniera. Moto. Luna che fa la guardia. Qua inizia un canyon che si chiama Gorropu, che è lungo 15 km e ha le pareti di rocce alte fino a 500 metri. Uno dei più alti in Europa. Adesso noi andiamo da quella parte là dove alla fine c'è Dorgali. Ovviamente neanche una nuvola. Sempre solo giornate così in Sardegna. Luna, il paesaggio l'ho fatto vedere, anche perché in realtà non è che si veda tantissimo. Ripartiamo? Ripartiamo. More moments later. Bene, Luna, tutto acceso, possiamo partire. Partiamo, che mi sto squagliando. Di qua è buona. Andiamo. Bene, fans, ripartiamo dalla cima del passo Ghenna Silana. La salita ci ha dato grandi soddisfazioni. Onestamente, farla col tramonto è stato più romantico, più suggestivo. Farla adesso è stato forse più divertente, perché in salita è sempre... Occhio, cosa c'è qua? Merda? Merda. Che schifo. Farla in salita è sempre più divertente che farla in discesa, interrotti dalla merda nel discorso. C'è troppa merda in questi giorni, eh? Sì. Sarà stata lei, lo so. Lo vedevi che guardava con aria colpevole. Anche qua c'era merda. Occhio che se troviamo una merda in curva, saltiamo in aria. Sì, ma che merda è? Sembra anche qua. Le mucche fanno un sacco di cacca. Sì, vabbè, ma sembra troppo piccola per essere di una mucca. Sembrava di cane. No, speriamo non ci sia... speriamo non ci siano cani. No, per l'amor di Dio. Basta, abbiamo già dato quei cani. Flashback. Attenzione, cani selvatici. Oh, cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli hai dato un calcio? No, però ho alzato le gambe. Ma che cazzo? Saranno cani da pastore. Ma che cazzo vogliono? Difendono il gregge, non lo so. Insegui la pecora, cazzo, non me. End of flashback. No. Perché c'ho la 500X? Vado piano. Oh mio Dio!
mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Beh, almeno fa le curve nella sua corsia. Allora, camper, camper, macchine, 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 macchine. Ok, sono qua. Sono qua, sono qua, sono qua. Non sono più qua. Beh, comunque c'è un sacco di cacca, ma almeno l'hanno fatto a bordo strada. Sì, esatto. E comunque, anche se dite che siamo dei fermoni, io le gomme le ho chiuse, senza neanche esagerare. Forse qua un filo di meno, ma di qua viene più. Dai Luna, fallo col mio.